sostenibile sia un obiettivo. Concerti, laboratori, caccia al tesoro, ciclo escursioni, acrobazie in bici e videoproiezioni. Questo e molto altro durante la settimana europea della mobilità sostenibile, appuntamento annuale sulla mobilità urbana che si tiene in tutta Europa dal 16 al 22 settembre. E sono tanti gli appuntamenti in programma a Napoli durante la settimana internazionale che ha l'obiettivo di incoraggiare i cittadini all'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all'auto privata per gli spostamenti quotidiani, a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici. A spiegare alcune novità, Alberto Ramaglia, amministratore unico di Metro Napoli. Proseguiamo il nostro rapporto con Legambiente, con visite guidate non solo nelle giornate già normalmente previste del martedì, ma anche nelle domeniche, nelle stazioni dell'arte. Un'altra iniziativa è quella dell'inaugurazione dei pannelli di un artista, Felice Pignataro, alla stazione di Piscinola. In questa maniera anche le stazioni periferiche avranno una loro valenza di stazione del, non voglio dire dell'arte, ma con un interesse artistico. A Napoli la settimana della mobilità sostenibile inizia con alcuni giorni di anticipo. Infatti dal 13 settembre torna in città per la seconda edizione la rassegna più attesa per gli amanti delle due ruote. Stiamo parlando del Napoli Bike Festival 2013. Competizioni sportive, ciclotour, laboratori, esposizioni e tanto divertimento per gli amanti della bicicletta che potranno immergersi in un luogo inedito nella natura incontaminata della mostra d'oltremare, come spiega Luca Simeone, coordinatore del Napoli Bike Festival. Tre giorni dedicata alla bicicletta e tutti i suoi appassionati che si terrà alla mostra d'oltremare, in particolare al laghetto di Fasilides, uno spazio stupendo, diciamo, che apriremo alla città. Si parte venerdì sera con la festa di benvenuto e poi dal sabato alla domenica per l'intera giornata il village con tutti i migliori produttori di biciclette a livello regionale che presenteranno le loro bici. Quest'anno grandissima attenzione ai bambini, quindi portate i vostri figli, questo è l'appello ai napoletani, che saranno loro a farvi venire la voglia di andare in bicicletta. Senza ostacoli.